Ok, allora buon pomeriggio, vigilia del vertice intergovernativo di Trieste tra Italia e Russia. Per il punto stampa, il consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio Armando Varricchio, il consigliere economico Fabrizio Pagani. Allora comincerei dall'ambasciatore Varricchio. Grazie, buongiorno. Evento estremamente importante. Come forse sapete, è stato scritto da 3 anni non si teneva il vertice intergovernativo. L'ultima sessione era stata a Mosca nel 2010. Quello precedente si era tenuto a Bari nel 2006. Il nostro obiettivo condiviso è di riprendere una cadenza frequente e regolare di questi vertici che tengano il passo con l'andamento dei rapporti fra due paesi che oramai sono strettissimi in tutti i campi, politico, economico, culturale. Il vertice si tiene a Trieste, scelta simbolica, città che guarda tradizionalmente all'Europa orientale, ricca di simbologia. L'ultimo incontro tra i due presidenti aveva avuto luogo a San Pietroburgo in occasione del G20 e in quell'occasione era stato deciso di vedersi in Italia. Quindi nel giro di poche settimane è stata definita la data, il luogo e il formato del vertice. Sono segnali importanti che dimostrano come ci sia da parte dei due paesi comune volontà di rilanciare i rapporti a tutto tondo. I lavori inizieranno la mattina con degli incontri bilaterali fra ministri, alle 11:30 invece inizierà la parte bilaterale che coinvolgerà direttamente il Presidente Putin e il Presidente del Consiglio. Dopo un bilaterale in cui i due presidenti con le rispettive delegazioni avranno modo di toccare diversi punti dell'agenda, di cui dopo vi dirò, si ricongiungeranno alle delegazioni dei ministri e avrà luogo la riunione plenaria. Riunione plenaria che si svolgerà sotto forma di una colazione di lavoro. Si passerà poi al Palazzo della Regione dove avranno luogo nell'ordine le firme di accordi bilaterali e la conferenza stampa. Quindi per quanto vi riguarda il momento, diciamo, di incontro con le due delegazioni, con i due presidenti, alle 14:30 presso il Palazzo della Regione. Qui finisce la parte governativa istituzionale, ma non finisce il vertice inteso come diciamo, insieme di incontri tra i due presidenti, perché Putin e il Presidente del Consiglio si trasferiranno presso il Teatro Verdi e chiuderanno i lavori del Business Forum. Sarà questa un'occasione importante di incontro tra il momento governativo istituzionale e il momento imprenditoriale. Questo per la parte, diciamo, di cornice organizzativa. Veniamo adesso ad alcuni temi che credo vi possano interessare di agenda e anche di contesto. Per quanto riguarda l'agenda, io partirei dagli aspetti bilaterali, che sono certamente importanti dal punto di vista economico. Vi sarà occasione di affrontare temi che comporteranno i due paesi a diciamo, promuovere i rapporti che adesso sono estremamente importanti dal punto di vista commerciale. Le statistiche sono, devo dire, parlano da solo, sono estremamente eloquenti. Anche in questi anni, diciamo, l'intercambio ha continuato a salire, credo poi il collega Pagani vi dirà dei dati, ma vi basti sapere, insomma, siamo arrivati ad un intercambio di 28 miliardi di euro, quindi una dimensione veramente impressionante. Ma quello che si cerca di fare è di fare un salto di qualità e quindi sviluppare sempre più rapporti dal punto di vista di collaborazioni industriali. Il che vuol dire mettere su delle basi solide i rapporti per i prossimi anni. Questo nel campo delle industrie avanzate, dell'industria della difesa, delle infrastrutture, dell'energia. Vi sono poi i temi politici. Per quanto riguarda questi ultimi, io partirei da quelli dell'agenda internazionale.
L'intensità di rapporti e il fatto che i due capi delegazioni si siano già incontrati due volte, al G8 a Locarno e poi al G20 a San Pietroburgo, fa sì che si sia creata anche una familiarità che consentirà di discutere temi a noi estremamente cari. Partirei dalla Libia, teatro nel quale certamente noi siamo presenti, siamo impegnati e che è interessato da una fase di profonda e crescente instabilità. Si parlerà degli sviluppi della situazione in Siria, sia dal punto di vista delle prospettive diplomatiche che dovranno portare, speriamo, quanto prima a riunire la conferenza di Ginevra che dovrà discutere del futuro degli assetti politici del Paese, sia per quanto riguarda la collaborazione tra Italia e Russia sul tema della distruzione degli arsenali chimici e infine le collaborazioni per affrontare il tema estremamente importante, direi primario, della situazione umanitaria. Il tema dell'attualità internazionale di questi giorni, che sta riempendo le pagine dei giornali, è certamente quello della positiva conclusione del negoziato sull'Iran, e quindi, essendo la Russia parte attiva di questo negoziato, sarà importante confrontare le nostre idee. Sapete che già in passato avete sentito proprio da questo palco confermare una linea coerente di tendenza del governo italiano, che è quello di fare in modo di coinvolgere sempre più l'Iran come parte attiva per quanto riguarda le crisi regionali. Il fatto che l'Iran abbia accettato di apporre la propria firma ad un accordo non facile sulla disciplina della produzione di energia nucleare a scopi civili accresce le prospettive di un coinvolgimento dell'Iran sul piano regionale. E infine l'Afghanistan, paese che la Russia conosce bene e che da quando finirà, dopo il 2014, la presenza massiccia delle forze internazionali dovrà affrontare un nuovo percorso di rafforzamento delle proprie istituzioni. Russia e Italia vogliono continuare a essere presenti nel paese. Sempre per quanto riguarda l'agenda internazionale, la Russia ospiterà l'anno prossimo, giugno, il vertice del G8. Sarà quella l'occasione per ritrovarsi a Sochi. Il presidente Putin illustrerà i temi dell'agenda della propria presidenza, che si può racchiudere in una formula, diciamo, onnicomprensiva, che è quella della gestione dei rischi, i rischi maggiori a cui è confrontata la comunità internazionale. Terrorismo, traffici della droga, pandemie, crisi ambientali. E passerei a parlare di Europa. Non è facilissimo il rapporto fra l'Unione Europea e la Russia. L'Italia l'anno prossimo eserciterà il semestre di presidenza. Quello che il Presidente del Consiglio sottolineerà sarà la nostra precisa volontà di cogliere questa occasione del semestre per rilanciare i rapporti tra l'Unione Europea e il suo più importante vicino. Questo per noi è un tema che rappresenta una costante della nostra politica estera. Riteniamo che sia certamente importante che i principali paesi europei intrattengano stretti rapporti bilaterali con la Russia, ma non vi può essere vera stabilizzazione se non vi è anche collettivamente, come blocco dell'Unione Europea, un rapporto sereno con la Russia. Sul piano bilaterale abbiamo parlato di economia, però, come vi dicevo, i rapporti sono talmente ricchi che non possiamo prescindere da due componenti che per noi rappresentano un fattore estremamente rilevante: la cultura. Vi sono, tra l'altro, tra i molti accordi che verranno firmati, anche specifici accordi in campo culturale, e infine il turismo. Verrà inaugurato l'anno del turismo, la formula tecnica è anno incrociato del turismo, una formula un po' infelice, ma insomma vuol dire che si cerca di promuovere il turismo russo in Italia, che sta assumendo oramai dimensioni, devo dire, notevoli,
ma vi è la comune volontà anche di promuovere il turismo italiano in Russia. Una serie di eventi che avranno luogo in quel paese renderanno certamente più facile vedere in maniera crescente i nostri connazionali visitare non soltanto Mosca e San Pietroburgo, mete tradizionali del turismo, ma anche tante altre località che offrono opportunità turistiche. Concluderei con una nota. Vi ho parlato del Business Forum. Il Business Forum rappresenta uno degli eventi organizzati dal Foro delle Società Civili. Proprio oggi, mentre noi siamo qui, si svolge alla Farnesina un foro sui media, occasione di incontro, di confronto fra operatori dell'informazione dei due paesi, in cui vengono trattate molte questioni che riguardano proprio l'interesse delle società civili. Sono occasioni in cui appunto si parla non soltanto di politica, di economia, ma anche di questioni particolarmente care alle nostre opinioni pubbliche e quindi anche le questioni proprio della società, di diritti fondamentali, aspetti che rappresentano un elemento che certamente figurerà nell'agenda del Vertice. Non vi ho detto della lista dei ministri che parteciperanno, ma insomma credo che sia annessa ai programmi che vi sono stati distribuiti. Vi basti dire che vi saranno 9 ministri italiani che accompagneranno il Presidente del Consiglio e un numero ancora maggiore di ministri russi, perché questo è dovuto all'organizzazione interna del governo, per cui una serie di competenze che sono riunite in Italia sotto la responsabilità del ministro Zanonato invece sono suddivise fra ben 3 ministri per quanto riguarda la delegazione russa. Mi riferisco all'industria, all'energia e alla comunicazione. Quindi un panorama estremamente vasto, articolato, e credo che dopo la giornata di domani i rapporti saranno certamente ancora più stretti e avremo modo di lavorare già per il prossimo vertice che si terrà prossimamente in Russia. Grazie. Fabrizio. Grazie. Vi do qualche numero, qualche cifra di inquadramento generale nei rapporti economici e commerciali tra la Russia e l'Italia. L'Italia è il secondo partner commerciale della Russia in Europa, dopo la Germania, ed è il quinto a livello mondiale. Gli scambi quotidianamente ammontano a circa 80 milioni di euro al giorno, che vi fa vedere appunto l'intensità e la vitalità di questi rapporti economici. Come diceva l'ambasciatore Varricchio, probabilmente nel 2012 siamo arrivati a 28 miliardi di interscambio totale, quest'anno probabilmente saremo sopra i 30, anche perché, come avete visto, il nostro scambio con l'estero, in particolare con i paesi extraeuropei, sta continuando a crescere, che è decisamente una buona notizia per l'economia italiana. La bilancia commerciale è chiaramente sbilanciata a favore russa per la bolletta energetica, è un disavanzo di 5 miliardi, però a netto dell'energia si ribilancia e anzi c'è un forte avanzo da parte nostra di oltre 3 miliardi e mezzo. Quindi noi importiamo sostanzialmente energia, l'80% delle importazioni della Russia sono di tipo energetico ed esportiamo made in Italy nell'accezione più grande, perché non esportiamo soltanto naturalmente moda e design, ma anche molta meccanica, molta capacità ingegneristica e molta tecnologia, inclusa tecnologia in settori di punta. Dal punto di vista degli investimenti, l'Italia investe molto in Russia, è il secondo paese ancora una volta investitore dopo la Germania, e mentre gli investimenti russi in Italia non sono ancora molto forti, però come sapete il governo è impegnato attraverso un piano generale di attrazione degli investimenti a far sì che questi diventino più importanti.
È come diceva l'ambasciatore, un altro forte elemento di, diciamo così, di cooperazione e di vitalità economica è rappresentato dal turismo. Basti pensare che in Italia nel 2012 sono stati 800.000 turisti russi e sono comunque in continua ascesa. Il vertice tratterà di questioni economiche naturalmente, il tema dell'energia rimane uno dei temi centrali del rapporto con la Russia, diciamo così, la competitività del nostro sistema dipende dalla sicurezza energetica, dalla diversificazione delle fonti, dalla diversificazione delle rotte. Dipende da un prezzo giusto del gas che riceviamo dalla Russia. Come annunciato, vi è questo business forum che vedrà la partecipazione di un numero molto importante di imprenditori. Mi sembra che si possa dire che ci sarà il GOT delle imprese italiane, dalle più grandi fino anche, però anche a imprese molto più piccole ma molto avanzate tecnologicamente che continuano a investire in Russia e che continuano a esportare. Questo è rappresentato proprio visivamente, fisicamente, dalla conclusione di un numero molto importante di accordi di tipo commerciale, che saranno circa una ventina di accordi. Che abbiamo raggruppato perché proprio c'era la necessità di dare un ordine anche logico, dato il grosso numero, in tre grosse aree: una è un'area di finanza, una seconda area è relativa all'energia e una terza è relativa all'industria. Sulla parte finanza vorrei segnalarvi in particolare la conclusione di un importantissimo accordo tra il fondo sovrano russo, che si chiama Russian Direct Investment Fund, e il fondo strategico italiano, che come sapete appartiene alla Cassa Depositi e Prestiti. Quindi si tratta di mettere insieme la cooperazione che in parte già esiste, ma dargli una struttura più articolata e più di lungo periodo, per investimenti in equity che possono arrivare ad un valore complessivo di 1 miliardo di euro, quindi 500 milioni a testa. Sempre nel campo dei servizi finanziari vi sono accordi in materia tra le poste italiane e le poste russe, in particolare per quanto riguarda e-commerce e altri tipi di servizi, e alcuni accordi di UniCredit, SACE, Mediobanca, eccetera. Cassa Energia vede naturalmente protagonisti alcuni dei nostri campioni energetici, Eni ed Enel, più una serie di società di tecnologie e di ingegneristica, che naturalmente noi importiamo energia, però esportiamo molto in joint venture o direttamente in Russia le nostre capacità ingegneristiche per quanto riguarda per esempio la distribuzione dell'energia o la realizzazione di impianti o il know-how sull'estrazione. Appunto a questo si aggancia l'ultimo cluster, quello industriale, che vede in particolare due grandi imprese italiane diverse, ma insomma tra quelle che vi cito, direi Pirelli, Fincantieri. Qui c'è un importante accordo tra Fincantieri e uno dei più importanti centri di ricerca navale al mondo, che è l'Istituto Krylov, per la progettazione di navi in materia di sfruttamento delle risorse petrolifere. Sono ulteriori accordi in materia di carni e altri sempre nel settore ingegneristico. Mi fermo qua, si tratta, come vi dicevo, di un quadro estremamente vitale, come vedete, e siamo a disposizione per le vostre domande. Grazie. Grazie. Marina Perna dell'Ansa. Leggevamo sui giornali dopo una sorta di appello l'altro giorno del deputato Boccia sull'ipotesi di un interessamento delle banche russe e dei russi come investitori sull'Ilva. C'è qualcosa di vero o qualche progresso si potrebbe fare? C'è una riflessione? Grazie.
Vediamo domani, però io direi più in generale, il governo italiano è impegnato, come sapete, attraverso Destinazione Italia ad attrarre investimenti diretti stranieri nel nostro paese. Questo incluso anche nelle aree di crisi. Se voi vi vedete il documento Destinazione Italia che è passato in prima lettura in Consiglio dei Ministri, vedete che alcune delle misure sono dedicate proprio a facilitare e a promuovere attraverso dei pacchetti l'investimento in aree di crisi. Ora, se poi ci sia un interesse concreto russo, questo lo capiremo meglio domani o comunque nei prossimi giorni. Comunque sapete che Sapete che la siderurgia russa è già presente nel nostro paese, quindi è del tutto aperto. Grazie. Una curiosità che mi viene piccola in seguito alla domanda. Sono Antonella Rampino della Stampa. Il dossier all'Italia invece è chiuso per quel che riguarda la Russia? Ma il dossier Italia non è chiuso, diciamo, in generale. La Russia ha chiuso il dossier all'Italia? No, non credo. Il dossier all'Italia è aperto in quanto la compagnia sta sempre cercando l'integrazione, e questo il governo naturalmente è supporta questa ricerca in un grande gruppo internazionale che garantisca dall'Italia non solo, diciamo così, il servizi minimi, ma che garantisca lo sviluppo della nostra compagnia aerea e permetta che l'Italia abbia, come tutti gli altri grandi paesi europei e tutte le grandi economie, una compagnia di bandiera che la collega alle più grandi capitali del mondo. Grazie. Sì, sono Giselda Vagnoni di Reuters. Uno dei motivi per cui l'energia in Italia è così cara è dovuta anche, oltre all'imposizione, anche al costo dei contratti a lunga scadenza, take or pay. La rinegoziazione di questi contratti sarà uno degli argomenti del vertice? Certamente, questo, come dicevo nell'introduzione, la sicurezza energetica, ma allo stesso tempo dei prezzi per l'energia che importiamo dalla Russia, in particolare per il gas, che siano equi e che siano vicini ai prezzi di mercato, è uno degli elementi sicuramente che saranno discussi al vertice. Grazie. Sono Milassin della France Press. L'ambasciatore Varicchio ha parlato dell'argomento Siria, distruzioni, armi chimiche. Volevo sapere se c'è stata una richiesta all'Italia di partecipare alla distruzione delle armi chimiche siriane. Il ministro Bonino già qualche giorno fa aveva comunicato la disponibilità del governo italiano a fornire strumenti di supporto, in particolare il trasporto, diciamo, di parte di questi armamenti, il trasporto che verrà assicurato con una nave mercantile. Si sta adesso valutando con la comunità internazionale, i partner si stanno valutando le modalità di distruzione, ma certamente sia Italia che Russia hanno le competenze, le conoscenze tecniche. Questa però non è una decisione bilaterale, c'è un organismo internazionale a cui sia Italia che Russia hanno dato la propria disponibilità. Ci sono altre domande su Italia e Russia? Se non c'è, prego. Le ultime due, ma solo per inquadramento. Ci sarà, anche in vista della presidenza italiana, da parte del presidente Letta una sorta di moral suasion verso Putin su questo atteggiamento in tutto il quadro del partenariato orientale, e in particolare sarà affrontata anche la vicenda Greenpeace, quindi diritti umani un po' più allargati? Grazie. Beh, sono un po' di questioni, diciamo, cerchiamo di mettere... Ecco, un pochino d'ordine. Allora, per quanto riguarda i rapporti Unione Europea-Russia, certamente sì, e dall'altro vi è questa coincidenza temporale, per cui
Proprio all'indomani del vertice intergovernativo Italia-Russia avrà luogo a Vilnius il vertice del partenariato orientale. Vertice che riunisce i paesi membri dell'Unione Europea e i paesi, diciamo, le repubbliche ex sovietiche che appartengono, diciamo, a quest'area del vicinato orientale. Nel corso di questo vertice verranno firmati accordi di associazione, parafati per essere corretti, quindi siglati accordi di associazione con Georgia e Moldova. Manca all'appello l'Ucraina, nel senso che il governo di Kiev ha recepito una mozione del Parlamento, della Rada ucraina, di non approvare la richiesta in questo momento di aderire alle condizioni che erano previste dall'Unione Europea per poter concludere il negoziato. Se ne parlerà perché certamente l'Ucraina rappresenta un paese estremamente importante sia per l'Unione Europea sia per la Russia. La posizione dell'Italia è quella di tenere la porta aperta all'Ucraina, nel senso che confermiamo che il paese in maniera del tutto autonoma nel rispetto della propria sovranità potrà valutare i tempi attraverso i quali adottare il programma di riforme che vengono considerate necessarie dall'Unione Europea per poter giungere a questa firma, senza però mettere il paese di fronte alla scelta. Qui non si tratta di scegliere est ovest, scegliere Europa versus Russia. I rapporti storici profondissimi tra l'Ucraina e la Russia sono un valore aggiunto che l'Ucraina può portare nel proprio rapporto di collaborazione con l'Unione Europea. Quindi assolutamente da parte nostra c'è la volontà di discutere in maniera aperta e serena. Lo faremo domani a livello bilaterale, lo faremo certamente quando eserciteremo la presidenza di turno dell'Unione Europea. Come dicevo prima, l'Unione Europea deve avere rapporti stretti con la Russia. Il rapporto non può essere limitato, il rapporto, diciamo, di Unione Europea in quanto tale non può essere limitato a negoziati e discussioni in campo energetico. Ci deve essere invece una ricchezza di relazioni che noi vogliamo riportare al centro dell'agenda europea. Per quanto riguarda le questioni dei diritti fondamentali, certamente sono temi che l'Italia, come gli altri paesi europei, non mancano occasione di discutere con la Russia. Noi lo facciamo in rapporto di amicizia, collaborazione. Riteniamo che questo sia una precisa sensibilità delle nostre opinioni pubbliche e sappiamo quindi che il Presidente Putin si aspetta certamente che questo venga evocato. Per quanto riguarda l'ultima specifica questione Greenpeace, riteniamo estremamente positivo, il Presidente del Consiglio tra l'altro lo ha detto il giorno in cui vi è stata la sentenza di rilascio, diciamo, del giovane attivista italiano, riteniamo estremamente positivo che la Corte di San Pietroburgo abbia preso questa decisione, ovviamente questa è una decisione che ha preso il Tribunale, quindi non il Governo. Ma noi riteniamo che questo sia un segnale importante che abbia così contribuito a rasserenare i rapporti. Credo quindi incidentalmente, forse allora vi ho detto anche... Sì, ti avrei voluto sollecitare proprio sul vertice del partenariato orientale perché siamo a lunedì, domani c'è Trieste, giovedì, venerdì Vilnius, quindi posso... non credo che avremo modo di... ritrovarci in maniera specifica sull'appuntamento in Lituania di giovedì e venerdì, quindi se ritieni di aggiungere altro magari può farvi comodo anche in prospettiva. Sì, questo appuntamento si articola in una cena giovedì sera, si ritroveranno i capi di Stato e di Governo, sarà l'occasione per così, discutere fra di loro dei rapporti tra l'Unione Europea e quest'area di paesi vicini che non sono interessati all'allargamento. La formula che, con questa così, sempre ansia di categorizzare da parte di Bruxelles, si chiama di partenariato orientale, vuol dire che parliamo di paesi che non hanno fatto domanda di adesione, non parliamo di futuri membri dell'Unione Europea,
però di vicini con i quali l'Unione Europea intende coltivare rapporti stretti in campo economico, commerciale, quindi abbattere barriere al commercio, ma anche collaborazioni dal punto di vista politico. Finito questo momento più informale, venerdì si svolgeranno le cerimonie di firma. Al momento sono previste con Georgia e Moldova. L'Ucraina, a meno di sviluppi che non dovessero intervenire nelle prossime ore, è rinviato, ma certamente questo sarà un tema che verrà trattato. Quindi, diciamo, per quanto riguarda i lavori del Vertice, si ricorreranno tra la serata di giovedì e la mattinata di venerdì. Inutile dire che queste sono occasioni di un'importanza che travalica l'occasione specifica che determina la riunione, perché il fatto di avere attorno al tavolo tutti i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea offre anche, come sempre, l'occasione per confronti, per discussioni che potranno eventualmente essere anche dedicate ad altre tematiche, a dimostrazione di come oramai i leader europei abbiano una intensità, una frequenza di rapporti che determina naturalmente la condivisione di agende che rende sempre più stretto. Per un paese come l'Italia, per un presidente del Consiglio come Enrico Letta, che fanno dell'Europa la loro stella polare, questo certamente rappresenta un'occasione ancora una volta di grande importanza, anche perché di fatto ci stiamo avvicinando alla presidenza italiana, quindi il Presidente del Consiglio sempre più viene percepito anche dai propri interlocutori come non semplicemente il capo del governo di un grande paese membro dell'Unione Europea, ma anche, diciamo, di un leader europeo con il quale discutere questioni che possono travalicare l'oggetto della riunione di Vilnius, che di fatto concluderà la parte esterna, dell'attività esterna della presidenza lituana dell'Unione. Ok, allora se non c'è altro, grazie, buon lavoro e ci troveremo prossimamente.